metallo e lui ne è orgoglioso. E ringrazio tutti per le vostre partecipazioni, per i vostri entusiasmi e per le presenze continue. Noi abbiamo avuto quest'anno alcune manifestazioni, siamo stati in maggio in Umbria e questo è avvenuto grazie a Tiacci e a Tressi, due vicepresidenti che si occupano dell'organizzazione di questo. Organizzazione che vi assicuro non è delle più semplici, perché loro non hanno dietro le spalle un tour operator o un'agenzia che gli faccia fare queste cose. Lo fanno loro due e lo fanno bene, grazie. Poi siamo stati una settimana a Capocaccia, come facciamo spesso, e ci siamo stati bene. Due tornei di bocce, uno dell'Anla provinciale e uno dell'Anla regionale. Poi dirò due parole sull'Anla, perché è giusto parlare anche dell'Anla. Inoltre siamo a questo pranzo di Natale che ci accomuna tutti e che ci fa fare tanti auguri a tutti. Due parole sull'Anla. L'Anla è l'associazione che raggruppa tutti i gruppi anziani d'Italia. E noi siamo tra quelli, direi, più importanti. Il nostro Lamioni Marcello è vicepresidente nazionale, Tressi Bortolo è un consigliere, io sono modestamente presidente del Consiglio regionale Lombardo, abbiamo l'amico Malaguzzi, che ha vedo di spalle, l'amico Malaguzzi che è presidente del Comitato Provinciale di Milano. Sono tutte attività che danno, e poi c'è Cambule. Cambule è un personaggio molto importante nell'ala lombarda. Sono tutte e Gozzi, presidente del gruppo, che noi guardiamo con tanta simpatia perché è stato un po' un maestro di tutti. Noi abbiamo gli uffici in via Mazzini al 18 e abbiamo bisogno di gente che ci aiuti, per cui se c'è qualcuno fra voi che ha qualche ora da buttare via, ci venga a trovare, un posto lo troveremo per fargli fare qualcosa. Stiamo cercando di portare per esempio una grossa attività di fiscale per il 730, già ne facciamo molti, a prezzi assolutamente concorrenziali, bassissimi, solamente che occorre gente che venga a mettere i dati dentro i computer. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa. Per quanto concerne le attività di segreteria, devo sempre ringraziare gli amici Perico, Luigi, ecco, e infine il nonno Molteni Renzo, che da un paio d'anni abbiamo, come si dice adesso nei governi e nei parlamenti, l'appoggio esterno della signora Rosanna Porro. Mi ha tolto troppo tempo già, continuiamo, buona continuazione e soprattutto buon Natale e buon anno.